La stessa Polonia, che è impegnata in maniera incredibile ad aiutare gli ucraini, in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, come noi denunciamo da tempo, mostra un volto terrificante e discriminatorio nei confronti di migranti che fuggono passando dalla Bielorussia, comunque da guerre. E anche quella cosa è totalmente inaccettabile. Serve un'Europa unita, forte, che sappia ragionare in termini di politica estera condivisa, in termini di politica di sicurezza e difesa condivisa, e magari evitando la stupida corsa agli armamenti che sembra incantare anche il nostro paese. Io credo che il Parlamento europeo, con grande compattezza, dall'inizio si è schierato in maniera molto netta a sostegno del popolo ucraino, e le scelte che sono state fatte dal Parlamento europeo vanno lette tutte in questa direzione. Lo stop al gas russo è evidentemente una sollecitazione a far sì che ci siano al più presto possibile queste condizioni, affinché la risposta, la reazione nei confronti di Putin sia la più forte possibile. Ovviamente poi i diversi paesi europei si trovano oggi in condizioni molto differenti sul piano dell'autonomia energetica, ed è chiaro che non è per tutti semplice allo stesso modo. L'autonomia energetica da Mosca è la misura che ci rende più sicuri in assoluto, ben più di altre, e quindi credo che si debba tenere, diciamo, fede a questa impostazione. È chiaro che poi ciò va realizzato attraverso interventi che facciano sì che l'economia reale non venga colpita, e quindi vanno sostenute le imprese, le persone, affinché non paghino un prezzo micidiale da una scelta che evidentemente è quella che si realizza per tentare di bloccare la folle guerra di Putin. Ma io ho sinceramente sostenuto all'inizio l'ipotesi dell'invio di armi, perché mi sembrava nella prima fase una risposta necessaria. In questo momento, francamente, credo che si debba invece accelerare al massimo sul piano di una pressione politica corale, sul piano delle sanzioni, che sono un intervento assolutamente utile, necessario, sul piano quindi di una mobilitazione della comunità internazionale che tenti di riaprire spiragli di tregua, di pace e addirittura un giorno di ricostruzione. Siamo di fronte ad una situazione terribile, e quindi capisco benissimo che l'Ucraina chieda più interventi sul piano militare, penso però che si deve stare molto molto attenti a non contribuire ad una escalation ulteriore. Più sanzioni, meno armi, mi sembra sinceramente lo slogan un po', diciamo, una semplificazione, un po' dura come tutte le semplificazioni, però necessaria. Io credo che l'Europa abbia risposto nel modo più straordinario possibile dal punto di vista solidale, aprendo proprio, diciamo, le braccia per accogliere chi fugge dalla guerra. L'applicazione della direttiva, che praticamente permette una sorta di grande permesso temporaneo a chi fugge dalla guerra, è un'ottima scelta, tanto buona che io l'avrei applicata in altri contesti, con i siriani, con gli afghani, anni fa. Dobbiamo stare molto attenti a evitare che sia l'eccezione a una pessima regola. Quindi io non solo sono contrarissimo ad ogni discriminazione tra chi fugge dall'Ucraina, cioè per me non ci deve essere nessuna differenza tra i migranti presenti in Ucraina e i cittadini ucraini che fuggono dalla guerra di Putin, ma sono anche per evitare qualsiasi discriminazione tra il flusso di chi fugge dall'Ucraina e altre situazioni migratorie. La stessa Polonia, che è impegnata in maniera incredibile ad aiutare gli ucraini, in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, come noi denunciamo da tempo, mostra un volto terrificante e discriminatorio nei confronti di migranti che fuggono passando dalla Bielorussia, comunque da guerre. E anche quella cosa è totalmente inaccettabile. Ho il grande onore e la grande fortuna di coordinare il gruppo dei socialisti democratici al Parlamento europeo nella commissione speciale, la commissione che si occupa di ingerenze, interferenze, disinformazione. E lì abbiamo fotografato, prima di ogni altra istituzione, proprio quelli che sono stati i rapporti drogati tra Putin e soggetti politici dell'estrema destra attivi in Europa, tra cui la Lega in Italia. Io credo che si debba andare avanti con grande durezza e nettezza a fotografare quelle che sono state le relazioni
relazioni, i rapporti, e i Salvini e le Le Pen devono dire: abbiamo sbagliato tutto, siamo corresponsabili politicamente di un disastro che è stato fatto. Non basta adesso essere un po' contro la guerra, si deve dire: abbiamo sbagliato tutto nell'analizzare l'avanzata di Putin, le sue caratteristiche, ciò che esso ha rappresentato, i pericoli che ha portato con sé, perché la destra in Europa è stata l'utile idiota di un tentativo di infiltrazione perpetuato da Putin nelle nostre democrazie. In termini politici, la vittoria della Le Pen sarebbe catastrofica per il processo di unificazione europea, per le prospettive europee, per la pace. Sarebbe davvero, io credo, ciò di cui non abbiamo proprio bisogno oggi, e mi auguro che ancora una volta la Francia riesca comunque a coalizzarsi contro questa proposta radicale di destra che è molto ambigua e pericolosa nei suoi rapporti con Putin e che porta avanti un'idea di Europa assolutamente inaccettabile. È chiaro che ragionare di rapporti tra l'Unione Europea e la Russia oggi, con in questi giorni negli occhi le immagini dei massacri dei civili, è molto molto difficile. Io mi auguro che ci possano essere presto le condizioni per una soluzione politica e diplomatica che riaprano una fase di tregua, di pace, di ricostruzione in Ucraina, e ciò possa permettere una diversa gestione anche dei rapporti con la Russia. Sul passato credo che abbiamo, come classi dirigenti europee, commesso alcuni errori clamorosi. Da una parte si è sottovalutata la minaccia, tant'è che appunto Putin è stato l'amico fraterno di tanti esponenti politici della destra molto molto influenti in Europa. Dall'altra abbiamo toppato completamente la valutazione sul tema energetico. Noi oggi arriviamo a questa discussione molto complessa, fatta con il cronometro in mano, sull'autonomia energetica, quando dovevamo riuscire a realizzare ben prima autonomia energetica. E poi non dimentichiamoci che abbiamo fatto anche come Italia degli errori clamorosi, abbiamo fatto traffico di armi con la Russia di Putin anche quando la Russia era già sotto embargo, sottovalutando peraltro il bisogno di difesa e di sicurezza dell'Ucraina. Serve un'Europa unita, forte, che sappia ragionare in termini di politica estera condivisa, in termini di politica di sicurezza e di difesa condivisa, e un'Europa che ragioni in questi termini, magari evitando la stupida corsa agli armamenti che sembra incantare anche il nostro paese. Io sono contrarissimo ad aumentare la spesa militare arrivando al 2% del PIL.